Sul circuito di Zandvoort dopo il Master di Formula 3, questa volta per il terzultimo round della Formula 3 Euro Series e European Formula 3 Championship. Raffaele Marcello, una qualifica non male. Sì, ho fatto secondo e quarto e ho potuto partire avanti tutte le gare, e una buona partita sicuramente mi farà arrivare nelle posizioni importanti. Pronti via, gara 1, un buon quarto posto? Sì, un quarto posto buono, peccato che partivo sulla parte bagnata, perciò in partenza ho fatto un po' di fatica, però ho passato Dani, pur non essere passato me, tutto sommato ho finito quarto e ho recuperato buoni punti sul campionato su Dani e adesso sono molto più vicino, ce la possiamo giocare. Questo è un circuito sicuramente in cui è molto molto difficile sorpassare, sicuramente anche più difficile del Nürburgring. Che strategia userai a questo punto per gara 2? No, ho fatto tutta la gara attaccato a Michael e non sono andato a passare. In gara 2 sicuramente attaccherò un po' di più in partenza e cercherò di passare qualcuno là. Poteva esserci l'ennesimo podio, purtroppo c'è stato una ultimissima posizione che lascia un po' il tempo che trova. Vuoi spiegarci cosa è successo in gara 2? Sì, ero partito bene, ero subito già quarto all'esterno del terzo, il mio compagno di squadra, un altro per fortuna, mi è venuto addosso e mi sono girato, sono ripartito ma sono finito ultimo. Per fortuna è andato a metà punteggio perché dopo è venuto a piovere e abbiamo fatto solo neanche metà gara. Perciò metà punteggio va bene perché Dani ha preso pochi punti su di me e poi visto che domani parto secondo sicuramente posso recuperare molti punti lo stesso, però sicuramente un peccato perché quest'anno per adesso non è ancora mai colpa mia, mi sono venuto sempre addosso, è davvero un peccato, questo è il mio compagno di squadra, è un peccato. 4 punti guadagnati in mattinata in gara 1, 4 punti purtroppo ripersi appunto come detto in gara 2. Ma purtroppo registriamo, ecco, come hai appena accennato, e questo è il quarto incidente di cui 3 purtroppo dai compagni di squadra. Sì, ho perso, siamo pari nell'Euro Series, ma nel FIA ho recuperato 4 punti perché non conta gara 2, perciò nel FIA si può fare molto bene perché domani parto ancora avanti a Dani e posso recuperare molto di più. Nell'Euro Series posso recuperare un po' meno, però si può sempre recuperare. Sì, è un peccato per i compagni di squadra perché si può stare un po' attenti tra di noi e non fare errori così banali, però adesso inizierò a essere pure più cattivo con loro, però dopo peccato perché se loro rischiano, rischio anch'io, usciremo sempre fuori, perciò adesso spero che saranno più attenti. Una curiosità, Lello, come si vive sotto la tenda nel box del Prema Power Team questa situazione, diciamolo, un po' grottesca? Ma sono sempre stato veloce tutto l'anno, forse adesso che sono pari agli altri siamo veloci tutti bene o male uguali, vogliono passarmi, per questo magari sono Ferrari, cercano di fare bella figura anche passarmi più aggressivo, non lo so perché sicuramente siamo compagni di squadra, anche durante i briefing René ne parla sempre di stare attenti tra di noi, ma sembra al contrario, sembra che ci buttiamo fuori solo noi e questo è un peccato perché perdiamo punti per noi e per il team. Domani gara 3, l'abbiamo detto, importantissima, fondamentale per il prosieguo del campionato. Non ci sarà strategia, sarà immagino tutta l'attacco. Parto secondo, cercherò di passare in partenza il mio compagno e andare a vincere la gara. Bocca al lupo. Grazie. Terza e ultima gara di questo weekend qui al circuito di Zandvoort. Una gara, beh, insomma, a dir poco amara. Pronti via e poi cosa è successo? Mi sono lanciato bene perché ero dietro safety car, ero secondo, mi sono lanciato bene, ero attaccato al primo, lui è sul diritto ha frenato perché pensava che passava la safety car ma non era così, gli ero molto vicino e frenando così forte non ho fatto in tempo a schivarlo, l'ho preso in pieno e mi sono ritirato e lui è andato 5 posizioni per la prossima gara di penalità. Guardando le immagini, infatti, poteva proprio sembrare così, abbiamo avuto la certezza quando appunto il tuo compagno di squadra nei box, se non erro, è venuto proprio a chiederti scusa.
Sì, sì, ha chiesto scusa perché mi aveva frenato e me l'ha chiesto scusa, però va bene, mi ha chiesto scusa, è bello che ha messo l'errore, però è un peccato perché se non frenava potevo fare molti più punti. Da 1 a 10 quant'è il rammarico per questo triste fine settimana? Sicuramente 10 perché potevo uscire primo in campionato, invece sono uscito terzo e poi c'era molto potenziale per questo.